Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold a inizio ottobre, questo però non è bastato a scongiurare ulteriori rinvii. CD Projekt Red ha infatti annunciato che il gioco non uscirà il 19 novembre come previsto, ma arriverà solamente 21 giorni dopo, ovvero il 10 novembre. Il team si è detto estremamente dispiaciuto per questo ennesimo ritardo, necessario per ottimizzare alcuni aspetti legati a test, produzione e distribuzione di 9 versioni del gioco. Tutto questo lavorando per la maggior parte in remoto a causa dell'emergenza coronavirus. La sfida più grande al momento per CD Projekt è proprio quella di garantire che tutto funzioni nel migliore dei modi su tutte le piattaforme. E a tal proposito ricordiamo che il gioco è atteso su PC, Xbox One e Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S, PS4, PS4 Pro, PlayStation 5 e Google Stadia. Lo studio polacco rassicura sul fatto che lo sviluppo dei contenuti è terminato, come testimoniato dal raggiungimento della fase Gold. Tuttavia, il team continuerà a lavorare per migliorare la qualità generale del gioco. Al Day One verrà pubblicata una patch che ha richiesto e sta richiedendo una notevole quantità di lavoro, che gli sviluppatori non avevano correttamente previsto. In queste settimane il team era finito nell'occhio del ciclone per le accuse legate agli straordinari richiesti per completare i lavori sul progetto. La compagnia aveva però escluso ulteriori ritardi nella pubblicazione di Cyberpunk 2077. Questo nuovo rinvio impedirà al gioco di competere per il premio Game of the Year ai Game Awards 2020, in programma proprio il 10 dicembre, e il Colossal di CD Projekt non sarà dunque in lizza per il titolo di miglior videogioco dell'anno, ma potrà partecipare alle premiazioni per il GOTY 2021.